Non c'è solo il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Per il Comune di Pescara ci sono 365 giorni per dire no alla violenza contro le donne. Un impegno che si conferma anche quest'anno. Tanti gli eventi, tante le occasioni di associazioni, scuole, per sensibilizzare la città, le persone, i giovani. Fino a marzo, partendo da oggi con il flash mob Back to Earth degli studenti del MIBE nel piazzale Chiola, davanti Palazzo di Città. Facciamo anche, veramente sono tante iniziative, siamo arrivati a oltre 35 eventi, 27 associazioni coinvolte, abbiamo tante altre iniziative che si andranno a collegare, ormai siamo andati oltre il mese di aprile, arriveremo fra poco anche a giugno, quindi un cartello che si va sempre più ampliando, perché è importante non soltanto fare delle azioni concrete contro la violenza sulle donne, quindi noi abbiamo anche che il nostro braccio operativo che dà un supporto alle donne vittime di violenza, dall'altra parte abbiamo anche il CAM con cui uno dei primi d'Italia, con cui noi iniziamo ad agire anche sull'uomo maltrattante e quindi attività di recupero. Ma a fianco a queste iniziative abbiamo tante iniziative di sensibilizzazione, perché l'attività di sensibilizzazione vuole per l'appunto che noi dobbiamo operare anche divulgando, iniziando dai ragazzi, iniziamo quindi dalle scuole superiori. Il 25 di novembre ci saranno veramente, l'Aurum diventerà un po' la cittadella di tutti i ragazzi, saranno anche quest'anno oltre 1200 che verranno lì a parlare di violenza di genere. Poi la sera abbiamo il 25 novembre, abbiamo poi la serata che è ormai diventato un po' il nostro punto di riferimento, quindi anche quest'anno ci avremo con Rossana Casale, Grazia Di Michele, Marco Bocci, avremo che verranno la serata in questo 25 novembre, quindi invitiamo i cittadini a iscriversi, ricordiamo che è un evento gratuito con prenotazione obbligatoria il 25 novembre al Teatro Massimo.